Oggi un video veramente breve, forse non arriviamo ai 2 minuti, però questa è un'operazione importantissima da fare e si tende a dimenticarla. Poi quando ci si accorge che è troppo tardi, che non si è fatta questa manutenzione, c'è da cambiare la coppia conica, quindi onde evitare. Questa coppia conica qui ha almeno 10 anni. Non c'è nessun segreto dietro, basta utilizzare il grasso per coppie coniche e con bisolfuro di molibdeno. È un grasso specifico, vi dura veramente secoli se lo utilizzate in modo normale, insomma come lo utilizzo io. Tutte le coppie coniche hanno il dado per l'ingrassaggio. Ora, dal momento che questo grasso è soggetto a sollecitazioni e a calore, dentro c'è appunto una coppia conica che lavora anche ad alti regimi e quindi il grasso è indispensabile ed è vitale per far sì che tutto funzioni bene, altrimenti si grippa. L'operazione da fare ogni tot di ore, guardate sul manuale di istruzione del vostro decespugliatore, se è troppo vecchio come lo è il mio Oleomac, io ogni 10 ore più o meno, 5-10 ore di funzionamento, semplicemente, vedete, il tappo è a tronco di cono, si taglia da una parte all'altezza desiderata, si infila e non c'è un vero e proprio livello da fare. Si preme un po', ecco questo, siccome ha fatto il suo, mi esce da un'altra parte, comunque si preme, mi allontano un attimino, vedete? Questa punta l'ho messa io, se ne mette un po', quello che esce in questo caso, visto che la confezione, come vi dicevo, ha i suoi anni, a questo punto semplicemente si richiude, quello che esce poi si pulirà, in questo caso ho un bullone da 13, fatto. Per altre 5-10 ore di funzionamento siamo a posto. Non ci sarà, come vi dicevo, il livello per vedere se si è abbassato o meno. Dobbiamo farlo e basta. Quando è troppo comunque esce fuori durante la fase di immissione e non ci dobbiamo preoccupare di niente. In questo modo qui salvaguardiamo le coppie coniche. Sostituirla costa poco, costa 20-30 euro, ma non è quello il discorso. Il discorso è che con una semplice manutenzione possiamo davvero darle molta molta vita. È tutto per questo semplice video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me anche in questo breve frangente, ma questo è il periodo in cui si utilizza davvero molto il decespugliatore. Vi auguro una buona giornata.